Sono contento veramente perché io ho letto poco fa che mi hai scritto sul gruppo: ragazzi, forse oggi è il gran giorno. E ora mi sono messo qui a registrare e ti giuro, non ci saranno neanche tagli, sarà il mio primo video senza tagli, incredibilmente, però concedimi la musica in sottofondo, sennò è veramente triste come cosa. Hai scritto sul gruppo: oggi forse è il gran giorno, tra l'altro sbagliando, è ho il gran giorno, ma questi sono i dettagli. Io sono contento, ti giuro, come se fossero i miei quei 100.000, perché io so quanto tu ci creda, quanto tu ci abbia creduto, e lasciando da parte poi tra l'altro il fatto che chiamerai Luca Toselli il nuovo canale, cioè lo stesso canale però dopo i 100.000, quella lì la devo ancora un po' mandare giù perché io sono abituato a vedere Foolish e quindi non so Luca Toselli quanto io possa vederlo, però mi ci abituerò sicuramente. Però volevo soprattutto soffermarmi sul fatto che tu abbia raggiunto questa cifra. Io non sono capace a fare discorsi, infatti mi sono messo qui, ma ti ho detto non faccio tagli, ma ci vorrà tutta. Il fatto che tu abbia raggiunto questo traguardo è la dimostrazione più vicina che ho, ti giuro, perché qui nei dintorni, nei chilometri, non ho nessun esempio da prendere, che se si vuole una cosa e se ci mette tutto l'impegno, qui ci sarebbe stato un taglio, ma non l'ho fatto, e se ci mette tutto l'impegno del mondo, tutto l'impegno che si ha a disposizione, la si ottiene perché tu ce l'hai fatta. E penso sia la stessa cosa il 95, mi pare che hai preso laureandoti, penso sia stato 95, non vorrei sbagliarmi, 90-95, anche quello lì è un traguardo che tu hai raggiunto, che hai voluto far tuo, e poi indipendentemente da come vanno le cose, dal lavoro che hai o tutto, comunque l'hai raggiunto. E sono contento che esistano veramente qualche esempio, perché sennò saremo tutti, cioè, saremo tutti morti, cioè se non c'è un esempio che mi dice: guarda, se ci credi, ci arrivi. Non so nemmeno se sarei qui a quest'ora. E a questo proposito volevo ringraziarti perché se non fosse per te, non fosse per il Green, non fosse per tutte queste persone, a quest'ora non sarei qui con questa maglia addosso a ringraziarti per questo sogno che stiamo facendo insieme, perché secondo me è veramente un sogno. E lo so che sono frasi fatte, queste sono frasi ridette, però se ci pensi è tanta tanta roba. Quindi grazie, mi raccomando, questo video non metterlo da nessuna parte, è un'improvvisata, tienitelo per te, salvatelo, cancellalo, facci tutto quello che vuoi, ma non pubblicarlo perché ho tipo i capelli stra schifosi, devo andarmi a fare la doccia e ho messo sulla maglia giusto perché almeno ti ricordi che quando riguarderai questo video ti ricordi che eravamo questi qui. E niente, basta, sono davvero contento, auguri per questi 100.000 e adesso vai ancora più forte. Ti voglio bene. Ho deciso di iniziare a registrare a metà perché mi stavo commuovendo davvero e volevo riprendere la mia parte umana, ecco. Proverò a non fare tagli neanche io perché questo qui è solo un piccolo assaggio di quello che vedrete domani. In realtà questo non c'entra niente con lo speciale 100.000 iscritti che uscirà domani. Questo è solamente un regalo che mi ha fatto una persona che è diventata speciale nella mia vita. Come gli altri Brilles, come Nicola, come Giorgio, come Fabio, e sono contentissimo di aver ricevuto una cosa del genere, inaspettata, quanto gradita, quanto splendida, quanto bella, che arriva direttamente dal cuore e che fa solo che piacere. Domani probabilmente vedrete un video come non l'avete mai visto né sul mio canale né credo nell'internet, non vi dico YouTube, credo nell'internet perché mi apro a metà e faccio uscire tutto quello che ho dentro e dico cose e racconto fatti di me, della mia vita, di Luca, che sono affari miei, ma che ho deciso di voler condividere i miei pensieri, le mie emozioni, tutto quello a cui ho pensato in questi mesi abbastanza strani per me, ma lo imparerete domani, imparerete tutto domani. E niente, tutto questo è strano. Seppi ha già fatto uno spoiler incredibile all'interno di questa mia clip, ma non l'ho voluto tagliare proprio perché,
Comunque il video uscirà domani, creo magari anche un po' di hype e ci stava a fare una tirata unica. Quindi YouTube no, YouTube non fa cagare. Tutt'altro, quando succedono queste cose YouTube non può far cagare, non può.